Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video su richiesta per smaltire la lunga lista di video su richiesta, stavolta da parte di Cody, con un video che si va nell'area nella playlist che vorrei aprire dopo il video su Dracula, su personaggi storici divenuti leggenda, anche se oggi parlare di personaggio storico è davvero dire tanto, ma parliamo di un personaggio del legendarium prima inglese e poi umano in generale, che sicuramente è incredibilmente famoso e viaggia tantissimo sul filo sottile fra realtà e finzione. Oggi parliamo del ladro gentiluomo che ruba ai ricchi per dare ai poveri. Oggi parliamo di Robin Hood. Bando alle ciance, sigla. Sì, mi piace Robin Hood. Prima di cominciare ragazzi vi ricordo che ho scritto due libri, Il destino di Rocky e Il dovere di Aria, trovate i link in descrizione per recuperarli su Amazon in formato cartaceo, in formato Kindle, trovate il link per tutte quante le mie pagine social, tutte le pagine in cui diventare abbonati, Patreon, sostenere il progetto di Mitologicamente versando una quota mensile o facendo delle donazioni saltuarie per avere delle ricompense in cambio ovviamente, trovate il link per lo store delle magliette del canale, lo store di Pamplin, codice sconto Grivit per avere il 20% di cashback e un paio di calzi in omaggio su ogni vostro carrello di acquisti che farete in questo store sconfinato di felpe, scarpe, magliette con grafiche a tema nerd, e trovate il link per Iride Mondi in Contatto, il progetto mio di The Pumpkin Queen e del team di esperti in cui offriamo vari tipi di servizi su commissione. Trovate il link per la nostra pagina Facebook e Instagram in descrizione per avere maggiori informazioni. Se volete i nostri servizi, liberissimi di contattarci. Detto questo, parliamo subito di Robin Hood. Elencare tutte le avventure di Robin Hood non è lo scopo di questo video, ve lo dico chiaramente, perché per quanto leggendarie siano, sono veramente troppe, tantissime. Ma la figura di Robin Hood è importante perché a livello antropologico ha evidenziato un certo stilema nella cultura umana, ovvero quello di creare un eroe che è in realtà un qualcuno che fa una roba amorale per scopi morali. Rubare ai ricchi per dare ai poveri. Rubare è comunque un cattivo atto tecnicamente, ma è fatto a fin di bene. Più in generale Robin Hood rappresenta quell'eroe che è un delinquente per punire una società che dovrebbe essere il bene morale, la legge, ma che in realtà utilizza metodi che dovrebbero essere giusti per compiere nefandezze. Quindi l'abuso di potere è una società, una legge, un governo corrotto che viene punito da un delinquente che invece rappresenta la vera morale che dovrebbe perseguire una società. E di base Robin Hood è forse l'archetipo più importante e più famoso di questo genere di personaggio, perché la sua storia generale è proprio incardinata in questo senso. Robin Hood è lo pseudonimo di Robin di Locksley, un nobile di ritorno dalla Terza Crociata e fedelissimo a Re Riccardo Cuor di Leone d'Inghilterra, che si ritrova in Inghilterra espropriato dei propri possedimenti perché il fratello cattivo di Riccardo, Giovanni Senza Terra, è riuscito ad assurgere al potere facendo finta che Riccardo è morto perché è lontano nelle crociate, e quindi espropria tutti i possedimenti di Robin, che è questo nobile fedele al vero re d'Inghilterra, e che diventa un delinquente. Nella foresta di Sherwood, aiutato dai suoi allegri compagni, Little John, Fratak, con l'amore di Lady Marian e con tanti altri personaggi secondari, Robin mette su una sorta di campagna di brigantaggio per punire gli abusi di potere di Giovanni Senza Terra e, nello specifico, dell'antagonista principale di Robin Hood, lo sceriffo di Nottingham, crudele applicatore della legge solo a uso e consumo di chi è ricco e potente e a discapito dei poveracci, che sono sempre più poveri, in un ambiente in cui la pressione fiscale è altissima. In quanto tale, Robin Hood, vestito di questa sua tipica calzamaglia Lincoln colore verde, con il cappelletto con la piuma e un arciere provetto, probabilmente il miglior arciere mai esistito, ma è anche un guerriero, uno spadaccino non da poco, anzi probabilmente solo Little John e lo sceriffo di Nottingham rivaleggiano nell'arte della spada con Robin Hood.
Le avventure di Robin spaziano tantissimo dagli scontri tipici con lo sceriffo di Nottingham all'inganno o al punire preti corrotti, monaci corrotti, o anche essere gabbato da alcuni di questi personaggi, ma sfuggendo sempre alle punizioni, alla prigionia, con travestimenti, inganni, furbizia e con l'aiuto di alcuni dei suoi compagni, Little John in testa. Quindi anche quando Robin Hood non riesce nei suoi intenti direttamente, comunque riesce a evitare la punizione peggiore, perché è scaltro, perché è furbo, perché riesce a uscire sempre fuori dai problemi grazie al suo incredibile acume, alla sua intelligenza e anche un po' alla sua strafottenza. Il problema è che questa è la versione di Robin Hood che noi conosciamo nel 2023, dopo secoli e secoli di opere di fantasia che parlano di questa figura, e noi tuttora non siamo certi se questa figura sia esistita per davvero o sia solo leggendaria, per quanto abbiamo teorie su una confluenza in una singola figura di tante figure di nobili decaduti o semplici fuorilegge che poi sono diventati effettivamente Robin Hood. Discutere quindi sulla storicità o meno di questa figura è difficile, forse anche un po' inutile, perché comunque è chiaro che entrambe le cose siano vere, ci sono dei dati storici poi colmati da un legendarium molto ricco e sempre più ricco grazie a chiunque scrive nuove storie su questo personaggio, però cerchiamo di fare un pochettino una summa di tutto e vedere quali parti potrebbero essere storiche e quali parti potrebbero non esserlo. L'ipotesi principale circa la veridicità dell'esistenza di un Robin Hood è che in realtà sia esistito un fuorilegge con questo nome in tempi antichissimi, parliamo del 1200 d.C., il cui nome poi è stato adottato da vari altri fuorilegge che volevano magari emularne le gesta o fare proprie la fama del precedente, creando una sorta di figura immortale, chiamiamola così, perché tante persone col passare del tempo hanno assunto questa identità. Ci sono antichi documenti storico-giuridici risalenti ai primi anni del 1200 che parlano di un Robin Hood fuorilegge, che è per l'appunto il titolo di una pergamena del 1225 della corte di Assise dello Yorkshire, e molti fanno combaciare questa identità con quella del conte Robin di Huntingdon, che è quello che ha stilato un testamento edito nel 1248, la cui identità però non è che coincida perfettamente col concetto di Robin Hood, quindi non sappiamo bene se siano la stessa persona. Sappiamo però che per gli inizi del 1300 la leggenda di Robin Hood era molto radicata nella cultura quantomeno orale della popolazione delle isole britanniche. Nel 1377 esce un poema che si chiama Piers Plowman, in cui uno dei personaggi dice, cito testualmente: "Non conosco bene le preghiere di Nostro Signore, ma conosco le ballate di Robin Hood". Ovvero, questo riferimento alla figura di Robin Hood in un altro poema ci sta a indicare come, se è stato inserito in un poema, la figura leggendaria di Robin Hood era già molto famosa e molto accettata nella cultura popolare del tempo, solo 100 anni dopo le prime, diciamo, tracce storiche di un Robin fuorilegge. Nel 1410, nella cattedrale di Lincoln, poi viene inciso questo modo di dire che recita "Robin Hood in Sherwood Stood", che è un modo di dire che significa Robin Hood stava nella foresta di Sherwood, che in senso lato sta a indicare tipo la scoperta dell'acqua calda. È una frase lapalissiana e quindi è come per sottolineare qualcosa di ovvio. Quando dici, per esempio, il cavallo bianco di Napoleone era bianco, puoi rispondere a chiunque ha detto sta cretinata: vabbè, Robin Hood stava a Sherwood. Il senso è quello. Nascono le prime storie, vengono messe un pochettino tutte quante insieme, e dal 1377, in cui in Piers Plowman abbiamo la prima vera menzione scritta al nome e alla figura di Robin Hood, dobbiamo arrivare intorno al XV-XVI secolo.
Ed è il XV secolo, infatti, la prima vera storia di Robin Hood. Robin Hood e il monaco, poi riassunta e messa insieme ad altre storie nella maxi raccolta chiamata Le Gesta di Robin Hood. Questa prima storia racconta di come un giorno Robin Hood ignori gli avvisi dei suoi allegri compagni, soprattutto ignori gli avvisi di Little John di non recarsi a Nottingham, e nottetempo va in chiesa per pregare la Vergine Maria. Un tratto che compare diverse volte nelle primissime storie di Robin Hood e che poi però scompare, questa sua grande veemenza e devozione nel pregare la Madonna, è quando c'è lo shift dal cristianesimo, quindi dal cristianesimo unito dalla Chiesa universale per ragioni puramente religiose e sociali. Ma in chiesa viene riconosciuto da un monaco al soldo dello sceriffo di Nottingham, che quindi va subito a denunciare la presenza del bandito più ricercato della nazione in quella chiesa. Lo sceriffo di Nottingham riesce a farlo arrestare con tanti ringraziamenti per questo monaco, al che Little John e Mook, che è un altro dei collaboratori, dei compagni di Robin Hood, trovano il monaco con un suo servetto per strada. Si fanno dire dove sta Robin Hood e lo ammazzano senza pietà, e per non lasciare testimoni ammazzano anche il servetto che si portava appresso. Vanno a liberare Robin Hood, ma solo dopo che, travestitisi essi stessi da monaci, vanno al posto del monaco che aveva denunciato dallo sceriffo di Nottingham, si fanno avere un premio in denaro e anche il titolo nobiliare di un certo territorio, liberano Robin Hood e se ne vanno con titolo nobiliare e soldi che poi utilizzeranno per la loro crociata, umiliando in questo modo lo sceriffo di Nottingham, che però non è il vero cattivo di questa storia. Ci viene fatto intendere che il vero cattivo di questa storia sia il prete pagato dai poteri forti e che quindi rappresenta quella parte di clero estremamente corrotta e associata più a interessi politici che a interessi religiosi, perché il prete ha denunciato Robin mentre pregava. Quindi ha fatto qualcosa che va contro la sua etica, ha preferito il denaro e la politica alla religione. Questa è la chiave di lettura della storia. E come potete vedere, in queste prime storie, questa e tante altre che poi sono arrivate, Robin Hood e gli allegri compagni sono belli tosti, fanno delle belle cattiverie, uccidono abbastanza barbaramente i loro avversari. Questo perché, uno, la violenza esisteva e la gente la accettava nella società, e quindi buoni e cattivi si potevano ammazzare fra loro. Inoltre, con questo periodo, in queste prime storie, Robin non è un nobile decaduto e quindi deve avere una certa compostezza o un certo atteggiamento. Robin e la sua allegra banda di compagni vengono identificati come gli Yeomen. Lo lascio scritto perché non, con la pronuncia faccio schifo, lo sapete, ed è una categoria di uomini liberi, certo, magari anche possidenti di un piccolo terreno, ma senza nessun rango specifico, che si distinguevano per essere spesso dotati di archi e quindi combattevano al fianco dei re, di chi li assoldava, chi li chiamava in guerra con arco e frecce, ed erano comunque persone legate molto più al popolo, al popolino, che alla nobiltà. Col passare delle storie nasce poi un modo di dire raccolto nelle gesta di Robin Hood, ovvero: se è un povero uomo, un po' di questa ricchezza, riferitosi alle ricchezze che Robin ruba, andrà anche a loro. E di qui nasce, incomincia a nascere meglio, il germe di Robin Hood che ruba ai ricchi per dare ai poveri. Ma nelle primissime storie non c'era sto atteggiamento nobile, combatteva contro il potere corrotto, ma non è che andava in giro a elargire ricchezze. Questa situazione è arrivata un po' dopo, intorno alla metà del XV secolo. E col passare del tempo Robin diventa sempre più una figura importante, perché per quanto sia uno human,
e diventa il capo anche di altri del suo stesso rango, perché tutti quanti quelli che fanno parte della sua allegra compagnia comunque prendono ordini da lui, aspettano il suo parere, e a un certo punto fanno effettivamente dire a Robin che durante le loro scorribande lui e gli allegri compagni sì, possono fare male ai cattivi, ma non devono fare del male in modo categorico agli innocenti, ai popolani e ad altri pari grado che non c'entrano nulla con le ambizioni corrotte dello sceriffo di Nottingham e magari di Giovanni Senza Terra, ma sono in realtà autorizzati a sbatacchiare di botte, legare e torturare preti, vescovi, arcivescovi e soprattutto lo sceriffo di Nottingham. Vai di violenza! Violenza sottolineata nella storia Robin Hood e Guy of Gisborne, che vede lo scontro fra per l'appunto Robin e questo Guy, e quando questo perde, viene sconfitto e ucciso da Robin. Robin ben decide di prendere un coltello e continua a mutilare il cadavere del suo avversario. Passano gli anni, arriviamo al XVI secolo, arriviamo all'inserimento di Robin Hood come figura popolare all'interno dei festeggiamenti dei primi giorni di maggio, le feste di Calendimaggio, un festival popolare molto in voga in Inghilterra ai tempi in cui la gente incominciò a mettere in scena le avventure di Robin Hood e a interpretare quindi Robin Hood vestendosi come lui nel corso di questi giorni di festeggiamenti. E non gente qualsiasi che faceva queste cose. Parliamo anche di Enrico VIII. Nel 1510 pare che Enrico VIII, appena sposatosi con la sua prima moglie, avesse partecipato molto attivamente alle celebrazioni di Calendimaggio vestendosi da Robin Hood. Il che significa che in quel momento Robin Hood era diventato un simbolo non solo del popolo, ma anche della classe aristocratica, nobile. Stava affrontando un cambiamento abbastanza radicale e di fatti, col passare del tempo e in questo periodo storico, con addirittura una testa coronata che era tanto ossessionata, tanto appassionata di questa figura da vestirsi come lui durante le feste di Calendimaggio, Robin cambia, perde la connotazione di un popolano, per quanto uno yeoman fosse effettivamente qualcuno con uno status sociale, non dico altissimo, ma comunque abbastanza alto, un medio possidente, e diventa per l'appunto un aristocratico decaduto, non perché ha scialacquato soldi, ma perché il potere superiore è corrotto e lo ha privato del suo rango, che però è introiettato nel suo essere. In era elisabettiana abbiamo infatti lo scrittore Anthony Munday che scrive tutta la storia di Robin reinventandolo come aristocratico e gli dà come nome Robert Conte di Huntington. Lo zio corrotto lo disereda e Robert, diventando un fuorilegge di nome Robin Hood, scappa via e incontra uno dei personaggi che da questo momento in poi sono una delle chiavi e uno dei personaggi sempre presenti nelle avventure di Robin Hood, Lady Marian, che diventa la sua innamorata, la sua sposa e il suo oggetto di romanticismo, mettiamola così. Ed è in questo momento che Robin cambia e diventa quello che noi conosciamo. Col passare degli anni molti dettagli cambiano, però Robin aristocratico noi non lo conosciamo più come il conte di Huntington, ma lo conosciamo come Robin di Locksley, che è una location che dovrebbe fare riferimento a tanti luoghi diversi, ma vabbè, è comunque un nobile decaduto durante il regno di Riccardo Cuor di Leone che finisce nei guai perché Giovanni Senza Terra, re fasullo d'Inghilterra, ha preso il potere e sta governando, cercando di rubare tutto quanto quello che è possibile, tassando il popolo e affidandosi a funzionari corrotti. È in questo periodo che ci sono un sacco di personaggi secondari che ritornano sempre nelle avventure di Robin e diventano anche molto famosi, fra cui per l'appunto Lady Marian, ma anche Fra Tuck, il frate che accompagna la compagnia di Robin. E
questa è praticamente tutta la storia dell'evoluzione di Robin Hood, perché, e qui ci possiamo fermare, alla fine poi ci sono tutte le opere più contemporanee, arrivando persino ai film della Disney o agli ultimi film remake sull'onda di Arthur il potere della spada e Robin Hood l'origine della leggenda, mi pare si chiama quel film, una porcata, perché comunque fanno tutte parte del leggendarium di Robin Hood. Ma questa figura storicamente è esistita? Sì, ma no. Consideriamo un attimo il periodo storico. Ci troviamo per le avventure di Robin Hood a cavallo fra il 1199 e il 1216, che sono gli anni in cui ha regnato Re Giovanni d'Inghilterra, Giovanni senza terra, in un periodo storico molto complicato, anche perché Riccardo e Giovanni si erano combattuti delle belle guerre fra di loro. Andate adesso a recuperare un pochettino della loro storia, ma Giovanni senza terra si chiama così per un motivo specifico: già aveva provato a fare magagne col fratello, il fratello aveva dovuto esiliarlo, ma con l'arrivo delle crociate, dei viaggi di Riccardo oltre la Manica, sono successe cose che hanno permesso la salita al trono di questo regnante, che effettivamente mise su una serie di tassazioni incredibilmente strane, che andarono a danneggiare tanto il popolo più povero quanto in realtà anche la classe dell'aristocrazia. Quindi si inimicò un pochettino tutti in brevissimo tempo. Sto semplificando tantissimo, rivolgetevi ai vostri professori di storia per saperne un pochettino di più, ma questa pressione fiscale e il malgoverno di Giovanni portò alla rivolta popolare che obbligò il re a concedere la Magna Carta. Cioè, studiate la storia, ragazzi! E soprattutto in quel periodo Giovanni senza terra fece una legge, che era la legge della foresta, che permetteva praticamente solo al re di accedere al bene forestale dell'Inghilterra, e quindi praticamente le foreste, il legno della foresta, erano off limits. Ergo, il banditismo nacque perché la gente era povera e ci si rifugiava nelle foreste anche per andare un attimino a rompere le scatole al re, che voleva prendersi tutte le foreste per sé. Robin, che opera principalmente a Sherwood e ha la casa in una gigantesca quercia albero, il famoso albero casa, in cui si rifugiano, sotto la cui ombra si rifugia tutta l'allegra compagnia di Robin Hood, diciamo che è una gigantesca metafora per quello che stava succedendo, andare contro quello che stava succedendo in Inghilterra. Inoltre, Robert è un nome tuttora popolarissimo, specie in Inghilterra, e abbreviarlo e dargli come diminutivo Robin, tanto in Francia quanto in Inghilterra ai tempi, era molto diffuso. Quindi di Robert e Robin ce ne stavano una marea, e Hood poteva indicare come cognome tanto i fuorilegge, quindi chi si incappucciava, tanto tutte quelle persone che praticavano come mestiere i conciatori o coi sarti, che producevano cappucci. Visto e considerato che Robin Hood nasce come uno yeoman, quindi una persona sì libera ma appartenente a un ceto medio-basso della società, renderlo un artigiano, il cui sinonimo per un certo periodo è stato proprio il termine yeoman, avrebbe un senso. Ed è inutile che vi sto a fare qui l'elenco a voce per rubare altro minutaggio a questo video, che già è schifosamente lungo. Vi lascerò giusto qui qualche menzione presa banalmente da Wikipedia di banditi che si chiamano Robert Hood, Robert Hood, Robert Hood, Robin Hood, Robin Hood Hood. Ce ne stanno una fracca nel corso di vari secoli, a partire dal 1100 fino ad arrivare al 1600, perché in realtà ciò che succede sotto il regno di Giovanni senza terra porta alla lunga, alla lunghissima, 400 anni, alla rivoluzione inglese, al cambiamento radicale della monarchia inglese da assoluta alla monarchia che praticamente è quella che conosciamo noi oggi. Della veridicità di Robin Hood ci rimane la possibile tomba, per dire. Una delle storie circa la morte di Robin Hood ci racconta come lui venga ucciso durante un agguato ordito da un traditore della sua compagnia presso
la canonica di Kirklees, e raggiunto da Little John in punto di morte, Robin avrebbe scoccato una freccia e avrebbe dato ordine a Little John di seppellirlo nel punto in cui quella freccia era atterrata, circa 500 metri dopo, e lì tuttora si potrebbe trovare la tomba di Robin Hood. Però ci hanno pure fatto le indagini, è una tomba vuota, non c'è nessun resto umano lì sotto, quindi quella è una tomba simbolica di Robin Hood, tanto quella di Re Artù che si può visitare ancora oggi, insomma. Quindi l'ipotesi è che tutte queste figure di fuorilegge che in qualche modo avevano un nome che ricordava, o che hanno preso un nome che ricordasse quello di Robin Hood, siano confluite nella figura leggendaria e quindi, diciamo, puramente di fantasia di Robin Hood. Però poi arrivano gli antropologi, che per quanto ammettano che alcuni personaggi collaterali della saga di Robin Hood, come per esempio Little John o Fratak o anche Will Scarlet, un altro dei famosi membri della compagnia di Robin Hood, siano personaggi che rimandano ad alcune persone realmente esistite, affermano come Robin Hood, anche in virtù del suo essere celebrato in quelle delle festività di Calen di Maggio, fosse una figura in origine puramente religiosa e quindi mitologica. Secondo Margaret Murray, infatti, Robin Hood sarebbe un retaggio di una figura celtica, addirittura di origine preistorica, che stava a identificare uno spiritello legato alla natura, alla rinascita e alla primavera, quindi collegato al Calen di Maggio, l'arrivo della stagione calda, rappresentato anche spesso come una sorta di spiritello con le corna e quindi demonizzato con il cristianesimo, ma ritornato e sopravvissuto alla demonizzazione del cristianesimo nella figura di questo personaggio vestito stranamente di verde di nome Robin Hood. Costume, tra l'altro, quello verde classico e caratteristico di Robin, che non è comparso fino al tardo 1500-1600. Robert Graves prende per mano Murray e ci fa tutta una teoria incredibile. Si sa che Graves su mitologia e antropologia comparativa ci ha ballato un sacco e tira fuori delle teorie incredibili, tra cui il fatto che Robin non fosse un nome derivante da Robert, ma in realtà da il nome antico dell'ariete, un nome preteutonico di suono simile a Robin, che poi avrebbe dato il nome anche ai rubinetti, perché le fontane pubbliche erano adornate con un motivo a testa d'ariete, quindi proprio per questo, con l'affiliazione a questo termine preteutonico, le fontane pubbliche presero il nome di Robinet, e quindi il rubinetto si chiama così per questo. E quindi Graves fa ricongiungere Robin Hood a una figura simil caprina, simil fauno sostanzialmente, uno spiritello allegro della natura in rinascita, e lo collega con Robin Goodfellow, lo spiritello reso famoso da Sogno di una notte di mezz'estate, legato al concetto di leprecaun, al concetto di folletto e popolo fatato. E quindi era uno spiritello legato alla rinascita, legato alle festività di Calen di Maggio, ma Graves lo collega anche con Yule, quindi le festività invernali, quelle di Natale, per dirla così. Pare infatti che ci fossero delle rappresentazioni, delle pantomime in cui Robin Hood era uno spiritello che doveva uccidere e sconfiggere il vecchio re Inverno, identificato come il re del malgoverno, quindi Giovanni senza terra, un regnante indegno, che Robin Hood come spiritello della rinascita sconfigge e uccide su un ceppo, ceppo il cui nome a quanto pare poteva anche essere Hod o Hood, e quindi si sposava con Lady Marian, che in questo caso rappresentava la grande madre, dee madre varie ed eventuali, con il sostegno di un prete non corrotto ma comunque contrario al sistema clero che era tutto corrotto in nome del re del malgoverno, Fratak. Quindi Robin Hood è esistito, è solo una leggenda, è qualcuno che è esistito e poi è diventato leggenda?
Forse entrambe le cose. E la risposta ovviamente non ve la posso dare io. Io vi ho riportato nella maniera più sintetica tutti i fatti che vi potevo dire. Sta a voi tirare le conseguenze. Vi avviso soltanto, non fidatevi troppo delle ipotesi più assurde di Robert Graves, perché delle volte sono veramente tanto assurde. Fate le vostre conclusioni, vi lascio lo spazio nei commenti. Vi devo citare la cultura popolare di Robin Hood? Cioè, letteralmente Robin Hood è cultura popolare? Film, telefilm, cartoni animati, personaggi ispirati a lui? Ok, Freccia Verde, Robin Hood della Disney, tutti i film di Robin Hood? Robin Hood con Kevin Costner che va a riprendere il concetto di un personaggio nero che già era stato introdotto in un'altra serie TV e in alcuni scritti precedenti in cui si era vantata la possibilità che ci fosse nella grande compagnia di Robin Hood anche un personaggio saraceno? Questo è un buon modo per fare politically correct, giusto per dirvelo. Ditemi come avete conosciuto Robin Hood, se con un eroe in calzamaglia, con Kevin Costner, con la Disney. Fatemi sapere la vostra. Io vi ringrazio per l'attenzione e vado a farmi degli sciacqui alla gola perché davvero non ho più la voce. Grazie a tutti quanti per essere passati a questo video, lasciate mi piace, commentate e noi ci vediamo al prossimo video. Bye! Robin Hood, Little John, va per la foresta, urca urca tiro le elogi, splende il sol.